Ciao Giovanni, l'auto è stata messa a punto ed è pronta a scendere in pista. E allora proviamo. Vogliamo guadagnare un po' di soldi. Benvenuti nel sesto episodio. Ottima partenza con un testa coda. Poco fa ho sentito dire dalla nostra assistente che la macchina è stata messa a punto, però non sto usando un appunto, anzi credo che all'interno di grid non ci sia proprio raffiato punto. Vabbè, osserviamo la gara. Sono passato in tredicesima posizione. Non è facile. Joel Camatias davanti a me è stato superato da Lawrence Thompson, o meglio continuano a cambiare nome. Il mio obiettivo è superare Joel Camatias. Ci provo. Non so se ci riesco, ma ci provo. L'ho superato, ma lui mi ha ripreso. Lotta all'ultimo motore, all'ultimo gas, all'ultimo sangue, alla bandiera rossa, ma l'ho superato. Ora che sono in decima posizione, devo raggiungere Pedro Lamy.
mi ero dimenticato che siamo suddivisi in squadre, non posso dimenticarmi in Pedro Lama e cercare di restare in buona posizione, ma se riuscissi a raggiungerlo e superarlo non sarebbe niente male, e staccarmi da Johnny Kane ancora meglio. Non so come andrà. Classe, naturalmente, per il resto non ho vinto. Avrei avuto bisogno di un'automobile superiore di classe. I soldi stanno iniziando ad arrivare. Adesso dove vado? Devo iniziare a prendere un po' di coppe qua, però ancora qualche dubbio. Benissimo, ho 6 giri a disposizione per riuscire a battere il record di 46 secondi. Conosco il percorso, quindi sarà un po' difficile battere il record al primo giro e forse anche al sesto. Pieno di curve che vanno sulla sinistra. Al primo giro! Hai battuto il tempo di giro previsto, quindi ci spetta un bel bonus. Ottimo. Bonus, bonus. Non malus. Bene, Giovanni, sei campione. Un assegno niente male. Forse è il caso di iniziare a pensare a qualche coppa. Oppure proviamo a continuare con le offerte, dai. Però le competizioni portano più soldi e soprattutto fanno salire di punteggio. Dai, proviamo questo. Va. Iniziamo a farmi conoscere. Arriva primo senza fare sconti a nessuno, è un demolition derby. Senza fare sconti a nessuno. L'ultima volta è andata male. Vediamo come va adesso. Senza fare sconti. Però è un demolition derby. Non posso fare scontri. Andare al negozio e dire mi fa uno scontro così pago meno. Mi stanno spingendo, ho sentito un colpo sulla destra, però il mio giro è il migliore, eh? Al miglior tempo. Oh, quella fatta di sta coda, ne ho approfittato e sono in terza posizione. Piccolo replay. Vediamo. Eccolo qua. Miglioriamo questo sorpasso.
che non è riuscito questa volta, però manca Sergeant, sta perdendo il pezzo su paraurti. Ho visto un volo e sono in seconda posizione e di nuovo terzo. Ma se faccio un replay, wow, guarda la macchina lì che sta volando. Sono in seconda posizione e forse passo in prima. Ora Steve Makowski è dietro di me, seguito da Hank Sargent e da Matt Cooper. Però Steve Makowski non ci è riuscito, ci ha provato ma non ci è riuscito. La gara sta per finire, anzi è finita. Sono arrivato prima, sono migliorato. Ricordiamo che questo è un campionato, di conseguenza ci sono altre gare da disputare. Infatti adesso c'è il secondo turno. Arriva primo senza fare sconti a nessuno, è un demolition derby. Va bene, senza sconti, paghiamo al 100%. Però sono ritornato. Ora sono sesto, quinto. Sto lottando fra la quinta e sesta posizione. Però ora sono salito in quarta. Davanti c'è Steve Makowski. Non è più l'obiettivo, ma se riesco a superarlo insieme con James Kent. Mi resta solo anche il sergente senza tank, ma solo con Hank. Stiamo per finire, sono ancora in prima posizione. John Cunningham è dietro ma ancora lontano. Dovrei riuscire a finire e vincere. Maledetti pneumatici. Primo posto, complimenti. Credo di aver vinto anche il campionato. Se erano solo due le gare. Vediamo un po' di sistemare gli sponsor, eh? Così guadagneremo di più. Oggi sento il microfono particolarmente sensibile al mio respiro. 24 Hours of Le Mans è una gara della durata di 24 ore che si svolge.
che abbia inizio la 24 ore, ma non quella che si porta a mano, questa è quella che si porta a piedi, anzi in macchina. La macchina può essere guidata con le mani, premendo con i piedi i pedali, però esiste la 24 ore, che di solito è nera, marrone, ed è una valigia, una borsa. Alcuni modelli nascondono cose, dei gadget particolari alla James Bond. Ma qui stiamo parlando di sport, gara sportiva in automobile, 24 ore di Le Mans. Siamo in 12ª posizione, se arriviamo in 10ª abbiamo vinto. Per ora siamo alla 3ª posizione, in 3ª posizione. Forse è arrivato il momento di fare il primo sorpasso. Georg Bergmeister. E ora un testa a coda che ci fa tornare in ultima posizione. Ottimo. Dai. Meno di 6 ore al termine delle 24 ore. Sono passato in 15ª posizione. Ed in... Facciamo un replay, dai. Forse riesco a restare in 15ª. E magari raggiungere gli altri. Donny Kravels deve essere superato per farmi passare in 15ª posizione. Ottimo. La 24 ore sta per finire. Ultima mezz'ora. Continuo a essere in 15ª posizione. Lì avanti vedo Jeroen Blekemolen. Ci vogliono 24 ore per dire il suo cognome. E mi sa di finire in 15ª posizione. Ok. È andata male questa volta. Mi rifarò alla prossima gara. Alla prossima 24 ore. Benissimo, finiamo qui. L'episodio di oggi finisce senza superare il bonus dell'obiettivo. È finita una stagione sportiva. Vediamo i risultati.